Sebastiano Arcai, che emozione è essere oggi qui a Santa Maria in Selva? L'emozione è un'emozione unica, è un'emozione che è bello viverla, solo che non c'è il nostro fratello. L'emozione è tanta. Perché? Perché siamo qua, siamo venuti. Per noi oggi essere qui era un dovere, oltre alla grande fratellanza che ci accumula e che sentiamo sempre vicino a Don Peppe. E questa è l'emozione, di essere qui e sentire la presenza di Don Peppe sempre qua da noi. Questa è una grande emozione, la sentiamo, eh? C'è Don Peppe qua con noi oggi. Nel suo messaggio ha detto: Don Giuseppe ha seminato tanto, sta a noi raccogliere. Beh sì, Don Giuseppe ha seminato tanto. Se gli uomini hanno l'accortezza, la sensibilità e l'intelligenza di aver recepito quello che lui ha seminato, siamo stati bravi. Se non lo raccogliamo, vuol dire che non eravamo degni di conoscere a Don Peppe. Gianni Savi, come può un piatto definito povero come la polenta creare tutto questo? Allora, l'associazione, l'assemblea dell'associazione è stato un motivo per far ritornare nella zona dove Don Peppe ha creato tutto questo meccanismo. E il piatto di polenta, parlavo adesso con il collega di Domodossola, lui è partito dalle 3 di stamattina per arrivare qui all'assemblea. Perché il piatto di polenta greca? Perché, come diceva Don Beppe, sotto la polenta, sotto al piatto di polenta, c'è intorno un insieme di persone, di lavoratori, di volontariato, che poi tutto questo serve per arricchire il territorio, ma con opere, ma serve anche per far star bene la gente, perché quando non c'è più, una volta si stava insieme, adesso non c'è più tutta questa aggregazione che c'era una volta. Questo è il piatto di polenta, serve per aggregare, come diceva Don Peppe. 18 associazioni sparse per tutta Italia creano una comunità. Una comunità, ma questa comunità però, per essere coesa, deve avere degli ideali forti, e questi gli ideali forti, oltre al piatto di polenta, è l'aggregazione, e Don Peppe ci ha insegnato questo, l'aggregazione, stare insieme, saper stare insieme. Grazie. Manuela Pintus, sindaco di Arborea, tanta strada per venire oggi qui a Trei, a Santa Maria in Selva, nel ricordo di Don Giuseppe Branchesi. Sì, c'è tanta strada, ma c'è anche molto affetto, si è visto anche nel corso di questa giornata. La mia comunità è molto legata a Don Peppe e all'associazione dei Polentari. Insieme a lui abbiamo, io recentemente, trascorso in diverse occasioni dei momenti molto particolari. La mia presenza qui oggi vuole testimoniare l'affetto che lega la mia comunità, i soci della Proloco di Arborea e i Polentari di nella persona dell'attuale presidente Sebastiano Arcai, a Don Peppe e alla comunità di Santa Maria in Selva. È una promessa che ho fatto e ci ho tenuto a mantenerla, soprattutto perché anche personalmente il ricordo di Don Peppe è molto vivo, lo è stato in questi 2 anni molto complessi e lo sarà anche in futuro. Alessia Savi, tanta gente, tante rappresentanze, delegazioni dei Polentari da tutta Italia giunte oggi a Santa Maria in Selva in ricordo di Don Giuseppe. Sì, oggi siamo qua in ricordo di Don Giuseppe, che comunque, insomma, è stato importantissimo. Ci ritroviamo per ricordare il nostro parroco, che ha fatto tanto sia per il territorio, ma anche per, appunto, ritrovarsi, perché secondo lui, insomma, era molto importante ritrovarsi davanti a un piatto per stare insieme, cementare queste relazioni che comunque sono, no, il pane della vita, insomma, e quindi oggi siamo qui per questo. Il parroco, il presidente Don Nicino Tartavini, i Polentari da tutta Italia oggi qui a Santa Maria in Selva per ricordare Don Giuseppe. Lei ha parlato di Agapè come messaggio anche, non solo di Don Giuseppe. Sì, il parlare, diciamo, dell'amore come nel Vangelo,
importante, quindi Gesù ti parlava anche dell'amicizia, di vivere l'amicizia, e qui vedo proprio l'amicizia con un fine, veramente di aiutare tanti fratelli e sorelle che sono nel bisogno, perché grazie a questa associazione si aiuta molti fratelli e sorelle, per questo noi ringraziamo, quindi è una bella cosa, è una bella cosa che Don Giuseppe, un segno che ha lasciato, che noi ne possiamo solamente proseguire, fa parte anche questo del suo testamento.